Più attenzione all'ambiente per una città sempre più sostenibile. L'amministrazione comunale di Fano oggi ha aperto l'ufficio Europa, rivolto agli operatori del settore, sui temi legati all'efficienza e al risparmio energetico. Grazie a questo ufficio, ha commentato l'assessore Barbara Brunori, cercheremo di cogliere nuove opportunità e risorse per sviluppare progetti che vadano a difesa del nostro ambiente a beneficio dell'intera comunità. L'apertura dell'ufficio Energia è sicuramente una grande occasione per rinnovare quelle che sono anche le politiche ambientali di sostenibilità. La sostenibilità per noi è una motivazione vera e lo dimostriamo con i fatti. Questa sicuramente sarà un'opportunità per efficientare la macchina pubblica e andare a lavorare sia sull'attuale ma anche per attingere delle importanti risorse. A inizio anno abbiamo stanziato sul bilancio 45.000 euro proprio per fare un contratto con Enerico, che ci ha individuato una figura che metterà a disposizione del Comune di Fano. È una figura strategica, siamo sulla direzione giusta, l'incarico, il contratto è di 3 anni, non finirà qui perché la volontà è proprio quella di migliorare sempre di più. Ad illustrare maggiori dettagli il responsabile dell'ufficio energia di Enerico, Davide Barbaresi. Per 3 anni lavoreremo per il Comune di Fano insieme alla mia azienda per aiutare la macchina comunale a efficientarsi dal punto di vista energetico, trovando delle soluzioni progettuali che in qualche maniera facciano risparmiare soldi e portando anche un beneficio dal punto di vista ambientale. E opereremo soprattutto su progetti che riguardano fotovoltaico, comunità energetiche, cercando anche di prendere bandi dal punto di vista europeo che in qualche maniera possono aiutare il sostentamento economico di queste iniziative. Iniziative, ha poi aggiunto la consigliera delegata Cora Fattori, che porteranno a migliorare la qualità della nostra città, scuole, strutture sociali, commercio e turismo. Oggi tutto passa attraverso bandi in cui l'aspetto ambientale ed energetico diventa determinante. Il progetto Ambientiamoci continua con il suo lavoro e attraverso la nomina di un ufficio energia. Siamo assolutamente contenti di questo importantissimo passo. Perché è importante? Perché adesso con il PNRR entriamo nel vivo di quello che l'Europa ci dice da più di 10 anni, cioè bisogna fare progetti che siano dal punto di vista ambientale assolutamente professionali e capaci di interessare in modo trasversale servizi sociali, servizi educativi, lavori pubblici. Per fare questo ci vogliono delle competenze di altissimo livello. Questa figura sarà di supporto all'Energy Manager, che già collabora con noi con grande successo da 2 anni, e sarà di supporto a tutti gli uffici, a tutti gli assessorati. Dobbiamo intercettare più finanziamenti possibili per cambiare la nostra città e migliorarla. Senza queste competenze la cosa non è possibile.